Il primo bacio, io lo ricordo come fosse ieri. Io il primo bacio l'ho dato a mamma e non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere anche l'ultimo. Baci. È dolce sognare e lasciarsi cullare nell'incanto del... C'è chi dice che il primo amore non si scorda mai, ma varrà anche per il primo bacio? Noi di Mucco Pallino lo chiediamo a voi. A che età e a chi avete dato questo primo bacio? A 12. Io a 14. Tardi, 17. 17. A 14 anni. A 13 anni. Primo bacio, oddio, non mi ricordo, 12? Non so, 15, 16. 15. 15. 15 anni, 16 anni. Il mio primo bacio a 16 anni. 13. O 14, non so. Intorno ai 17 anni. 14. Oddio. 13 anni. 16. Spesso complice è l'atmosfera romantica, una bella canzone d'amore e ci si butta tra le braccia della propria anima gemella. Ma voi quel giorno dove eravate? Fuori da scuola. Con una mia compagna di classe, in una gita. Al mare? In un parco praticamente. Ero a Venezia, in gita con la scuola. Ero ad una festa, vabbè, una festa di compleanno, una ragazza che forse neanche conoscevo tanto bene. Un autobus? Sì, c'era in una festa, nell'estate. In una sala giochi. Non mi ricordo niente. Eravamo al mare. In un parco. Ero su una panchina dietro via Torino, dove c'è la chiesa. Beh, forse a qualche festa... Il più delle volte il ricordo resta indelebile nella mente e nel cuore, ma non sempre il risultato ottenuto è quello che speravamo. E a voi, com'è andata? Sì, è stato bello, bello, sì. No, sinceramente no. Sì, una bella esperienza perché era atteso, desiderato e quindi è stato... lo ricordo ancora con piacere. Beh, si può migliorare. Bacio salato di corsa, quasi rubato, è stato bello perché è stata una sensazione nuova. Il primo bacio non è subito bellissimo? Non tanto. Quindi è più l'attesa che non la bellezza del bacio stesso, poi il secondo è più bello. Strano. Beh, è chiaro, il primo bacio è sempre bello, perché era il primo bacio. Tremano le ginocchia, il cuore batte a mille. Ma cosa ci succede quando ci innamoriamo? Lo chiediamo al nostro esperto. L'innamoramento è anche oggi sottolineato da una sorta di delicatezza. C'è stata un'anticipazione dell'età in cui gli adolescenti conoscono l'innamoramento, siamo intorno ai 13-14 anni, e il loro innamoramento passa sempre attraverso delle forme piuttosto dolci, tenere, per cui il primo bacio, per esempio, è sempre frutto di una emozione che loro cercano di trasmettere, e lo fanno tra l'altro, se uno apre dei blog, e si esprimono la loro dolcezza, il loro timore, proprio su questi supporti. Che c'è? Manca la magia. Come sarebbe? Ho fatto il 90. Non lo so, è che ho l'impressione che tu non lo voglia. Senti, io sono Allegra Cola, la femmina dei tuoi sogni proibiti, la donna e quei occhi verdi sono limpide polle di desiderio. Dai, mostrami la magia, Albert, mostrami la magia. Ma che cavolo fai? Ti ho mostrato la magia!